Propongo per le domeniche di aprile 2023 una lettura attraverso il punto di vista di coloro che diventano cristiani nella settimana santa. La Chiesa li chiama catecumeni nel loro cammino e poi dall'inizio dell'ultima quaresima li chiama eletti. Mi pare che metterci dal loro punto di vista aiuti anche noi. In fondo la Quaresima e la stessa Settimana Santa sono stati istituiti perché ci riappropriamo del battesimo, delle ricchezze che ci trasmette e anche delle sfide che i sacramenti rappresentano. I catecumeni, infatti, divenuti appunto eletti, passano nella Quaresima attraverso delle prove, vengono chiamati scrutini. Sono delle preghiere fatte su di loro per la loro liberazione, ma sono anche appunto delle prove decisive quanto alla fede, soprattutto nelle domeniche terza, quarta e quinta di Quaresima, come abbiamo vissuto quest'anno. Ma mi pare che la prova decisiva arrivi proprio con questa domenica, che viene celebrata sia nel momento gioioso, processionale, quando salutiamo Gesù ricordando il suo ingresso a Gerusalemme, ma poi nella lettura, questo è il Vangelo della Domenica di Passione, nella lettura della Passione appunto del Signore, quest'anno secondo l'Evangelista Matteo. Gesù dice a un certo punto che lui sarà motivo di scandalo. Ecco, diventa motivo di scandalo lo stesso Gesù, che il racconto della Passione ci mostra tradito, rinnegato, abbandonato, deriso, scambiato con un malfattore, Barabba, crocifisso, insultato da tutti, che si sente abbandonato da Dio stesso. Matteo, come Marco, ci mette in bocca a Gesù quel grido, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù, che era entrato appunto gioiosamente a Gerusalemme, accolto come re, un re originale, mite, umile, che compie le profezie, e ci sta a seguire un re così. Ma ora dice che Gesù è re l'iscrizione che è sulla croce. Cristo è re dalla croce. Come se, ecco, la liturgia, anzi la parola di Dio, ci ponesse quella domanda: ma siamo ancora disponibili a seguire questo Gesù, questo Re? L'esempio dei discepoli, che dovrebbe aiutare, ora invece non regge più. Matteo insiste sulla vicenda del tradimento da parte di Giuda, che poi va a impiccarsi, solo lui ce lo dice esplicitamente. Insiste sulla debolezza di Pietro e sull'incapacità di tutto il gruppo. Tutti i discepoli abbandonano il Maestro e fuggono. È vero, rimangono però degli atteggiamenti di fede in persone da cui nulla potremmo aspettarci. È la moglie di Pilato che ritiene Gesù un giusto, sono il centurione e i soldati con lui che affermano davvero quest'uomo era figlio di Dio. Quindi almeno qualcuno crede. Ci sono anche dei segni che rimandano in mezzo al racconto di morte alla risurrezione, ad esempio l'accenno che Matteo fa al fatto che dopo la morte di Gesù si aprono molti sepolcri, come un anticipo di quello che sarà il sepolcro vuoto di Gesù. Ci sono infine degli esempi di bene. C'è chi aiuta il Maestro a celebrare la Pasqua, c'è Pietro che si ravvede, c'è il Cireneo che lo aiuta a portare la croce, ci sono le donne al Calvario, c'è Giuseppe di Arimatea, un po' di luce nelle tenebre del racconto della Passione e della morte. Si può dunque credere in Gesù, anche se la sua è la via della croce.